Amiche ed amici di Pechino Cam News, un ben ritrovato sui nostri canali. Oggi incontriamo il signor Teuli Vincenzo, un cittadino di Portopalo di Capopassero che qualche tempo fa è stato licenziato in tronco dalla ditta dove espletava il servizio come operatore ecologico. Vincenzo, ci diamo del tu, raccontaci cosa è successo e perché hai chiamato le telecamere di Pechino Cam News. Prego. Niente, mi recavo sul posto di lavoro il giorno prima del Ferragosto, dove svolge la mia attività lavorativa, dove poi mi mancavano 2 mensilità, dovevo riscuotere luglio e agosto, con tutta la quattordicesima. Non riscuotendo lo stipendio, arrivo sempre sul posto lì al magazzino, dove c'erano solo i due miei colleghi, Puccio Salvatore e Bartolo, il responsabile dell'azienda Puccio Giorgio. A dove gli chiedo: ma come mai il mio stipendio non viene erogato insieme agli altri? E questo non sono affari miei, mi viene a dire. E io, per la rabbia dello stipendio che mancava, ho preso il foglio, un foglio così come questo, dove si firmava la presenza, l'ho stracciato e me ne sono andato a fare il mio servizio al paese. L'indomani mi reco sul posto di lavoro e mi trovo un foglio di licenziamento che avevo qui tra le mani. Quindi praticamente ti sei recato al posto di Il lavoro lavoro, per riscuotere i soldi, ti soldi, dicono che non ce ne non sono, sono. tu ti prendi di Oh, nervoso. se strappo un foglio, dove avevo messo la firma, la presenza perché stavo lavorando. E quindi sei stato licenziato E per se è questa stato cosa. licenziato? Dopo 14 anni parliamo. Quindi non sei stato licenziato perché non ti sei recato sul posto di No, lavoro? no, Perché gira questa voce? no. No, no, io ho sempre lavorato onestamente, mi sono presentato tutti i giorni onestamente, non ho fatto mai malattie in 14 anni, sono stato sempre presente. Quindi sei stato licenziato. Licenziato. Che cosa hai fatto? A chi hai chiesto aiuto per risolvere la Io situazione? ho chiesto aiuto al sindaco qui, Milarchi, del comune di Portopalo, Sì. dove mi dice sempre domani, vieni domani, e viene sempre domani. Ho incontrato anche oggi l'assessore Gaetano Giannuso, Sì. dove mi chiede: mettiti disoccupato, ma io con la mia cosa che ho qui tra le mani, con l'affidamento che ho ai servizi sociali, ho bisogno di un lavoro, di essere immediatamente ingaggiato, perché esco la mattina alle 6, già alle 10 ho la mia ritirata per stare a casa, perciò come faccio io a mettermi disoccupato, che qui mi serve il lavoro, se no devo scontare una pena di 2 anni e 6 mesi tutta a casa, agli arresti domiciliari. Ma per quale reato? Che cosa È hai un fatto? reato, un vecchio reato di tanti anni fa, questo qui è un reato che avevo una lite con un suocero per un Ah, ecco. figlio, è una Quindi cosa. una lite, Una lite, aggressione. Ho una capito. aggressione, sì, questo qui. E dove tutti mi dicono: assessore, sindaco, vieni domani, vieni dopodomani. Hanno fatto scadere anche i termini di presentare il ricorso, perché io potevo presentare il ricorso, ma siccome il sindaco e l'assessore mi ha detto, dici, domani e domani, e io ho avuto fiducia a loro, e questa fiducia è passato 1 mese e mezzo, non ho visto nessuno. E tutt'oggi ancora mi manca, visto che mi hanno licenziato, non mi vogliono dare neanche la liquidazione, il TFR. E anche quei pochi giorni che avevo fatto lavorativo. Insomma, un bel Un macello. bel macello, e ancora non è finita qui, perché io avevo acquistato una casa, avevo fatto un mutuo di casa, qui c'è un atto di proprietà mia di Teuli Vincenzo, Sì. che io ho un mutuo con la Banca Agricola di Pachino che devo pagare da 140.000 euro di debiti, che io già sono 3 rate indietro che devo pagare, e mi trovo disperato, non so come devo fare, portare avanti questa cosa, senza Bene. lavoro e senza niente. Quindi tu hai chiamato noi per fare questo video e chiedere Per aiuto. chiedere aiuto al comune, se mi possono fare qualcosa, se c'è un rimedio, non lo so. Qualche avvocato? Qualche avvocato, mi sono rivolto all'avvocato, ma l'avvocato mi dice che i termini l'hanno fatto scadere, è colpa del comune che ha fatto scadere i termini. Bene, anzi, male. Teuli Vincenzo, noi ti auguriamo di trovare una soluzione a questa tua vicenda che si è ingarbugliata. Infatti sono ingarbugliato, la testa ai piedi. Perché hai perso il lavoro, non ti hanno dato la liquidità, hai il mutuo Mutuo per per la la casa, casa. un figlio che non vedo, che devo mandargli in mantenimento. È tutto un casino, un macello proprio si è creato con questa perdita di lavoro, inutilmente, per un foglio di carta strappato.
Ho capito. Noi rimaniamo a disposizione come Pachino Cam News per gli altri protagonisti di questa vicenda, quindi se il sindaco Mirarchi vuole contattarci o l'assessore o chi gestisce la ditta per la raccolta dei rifiuti urbani solidi qui a Porto Palo di Capopassero. Ringraziamo te, Vincenzo, speriamo che questa situazione si possa risolvere. In bocca al lupo da parte nostra. Grazie.